Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand della What Next, un'azienda giovane con soli 3 anni di vita ma con una grande esperienza alle spalle grazie al background dei suoi titolari. Siamo qui con la CEO dell'azienda, Roberta Polesel. Roberta, benvenuta. Grazie, buongiorno Fabio. Allora Roberta, questo stand che è bellissimo, lindo, io direi, grazie al bianco che è su ogni superficie, soprattutto sui vostri distributori, rappresenta una vera ventata di novità per questo settore. Non posso dire che non ci vediamo da 4 anni, perché l'azienda appunto ha soli 3 anni, ma è ricca e carica di esperienza come background. Che cosa presentate dunque al pubblico della distribuzione automatica italiana? Dunque, a Venditalia noi stiamo portando dei prodotti nuovi proprio adatti a questo tipo di settore. Il nostro background, come dicevi tu, ha tanti anni, io sono nel settore da 24 anni e così come anche il mio socio che ha più di 30 anni di esperienza nel settore dei frigogasatori. Per Venditalia appositamente abbiamo voluto portare 2 macchine che sono proprio dedicate al settore del vending, dei distributori automatici, in particolare la Watt Vending, che è un distributore automatico che non eroga soltanto acqua, perché l'acqua sappiamo è un prodotto tra virgolette povero, quindi non dà al distributore la possibilità di un profit. Abbiamo voluto arricchirla tramite l'utilizzo di bib, che sono dei concentrati che possono essere caffè piuttosto che tè, piuttosto che sambuco o degli aromi, che vengono miscelati nel bicchiere, quindi senza contaminazione, vengono miscelati nel bicchiere e si possono avere dei veri e propri drink che il distributore, l'azienda del vending può vendere. Quindi creiamo un profit, non è più soltanto acqua. Lo stesso abbiamo fatto altri prodotti che sono per esempio la Watt Fan, che è una fontanella a pavimento che eroga acqua fredda, gasata e ambiente, alla quale abbiamo unito un sistema di pagamento che può essere un MDB piuttosto che un executive, che dà la possibilità di vendere l'acqua e non soltanto darla gratuitamente o comunque facendo un rent mensile. Quindi questa è la principale novità. Poi abbiamo una serie di prodotti con filtro e bombole interni, abbiamo tutta una gamma nuova di erogatori per il settore dell'oreca, che comunque è molto vicino a quello del vending, e poi tante altre novità che volendo si possono scoprire. Diciamo che le novità qui al vostro stand sono davvero tantissime, anche perché voi fate una serie di erogatori di acqua naturale, frizzante, anche nel caso del distributore, addizionata con ulteriori prodotti che si discosta dalla gamma solitamente offerta al settore. Vi rivolgete anche al settore dell'oreca, che appunto è estremamente affine a quello della distribuzione automatica. Prossimamente sarete anche e soprattutto in altre fiere a presentare la vostra gamma? Assolutamente, noi partecipiamo a fiere del settore specifico quali Host o Aquatech, perché sono proprio dedicate ai nostri prodotti, e infatti abbiamo una gamma di prodotti per l'oreca con varie capacità, con diverse diciamo estetiche, anche con i rubinetti, con l'erogazione volumetrica piuttosto che con la spillatura manuale, che sono indicati per tutti i settori, per la ristorazione, per l'oreca, per le cantine, laddove si beve acqua, e l'acqua lo sappiamo che la beviamo tutti e sempre. E allora, per tutti coloro che sono dall'altra parte, hanno visionato questa intervista e desiderano avere maggiori informazioni da voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere o comunque per contattarvi e chissà aprire un nuovo canale commerciale per una collaborazione con What Next? Dunque, noi abbiamo 2 uffici, uno Italia e uno estero, quindi se volete contattarci per l'Italia, info@whatnext.it, e per l'estero invece sales@whatnext.it. Roberta, grazie per la collaborazione, sei stata molto preziosa e molto succinta nell'andare a spiegare le tante novità che andate a presentare. Grazie, ci vediamo prestissimo. Grazie molto a te Fabio, buona giornata e buona Venditalia a tutti.